Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questa Music Destination, e a tenerci compagnia oggi c'è Rolando. Ciao Rolando! Ciao a tutti, come va? Tutto bene? Alla grandissima, come sempre. Rolando, noi partiamo sempre con la domanda per rompere un po' il ghiaccio, ovviamente, ma anche per conoscerci un po' meglio. Chi è Rolando? Artista, musicista, ovviamente, ma anche Rolando di tutti i giorni, noi siamo molto curiosi. Allora, beh, diciamo che il Rolando è quello che vedete qua, sono un tipo molto colorato, mi piace far festa, diciamo, e quindi durante le feste e quello che faccio viene riportata la mia musica, e anche perché, questo è un punto molto importante, la mia musica nasce perché mi diverto a farla, perché mi diverto e per far divertire le persone, no? E quindi Rolando è questo qui, quello che si vede tutti i giorni tramite i social, ovunque, io sono sempre io. E questa è, come si suol dire, cosa buona e giusta sotto ogni punto di vista, fare musica per divertirsi prima di tutto e per far divertire, questa è la cosa principale. Senti, quando ti è arrivata la famosa chiamata, io un po' la definisco così, no? Che ti ha fatto dire, no, io da grande farò il musicista. Allora, diciamo che quando ero piccolo, quando ero bambino, e io vedevo anche i cantanti emergenti, no? E quelli che si esibivano nei palchi, io dicevo, cavolo, un giorno vorrei essere anch'io là su un palco. E allora già da piccolo avevo, diciamo, questa vocazione, anche perché io da bambino ho fatto anche teatro, quindi il mondo dello spettacolo mi ha sempre appassionato, se si può dire, no? Poi sono arrivato alle superiori, boh, come si può dire, mi vedevo un po' lo sfigato della classe, quelle cose lì, e allora dovevo buttare fuori quello che sentivo, anche se non lo ero, però sentivo che non riuscivo a parlare, non riuscivo a comunicare, quindi la musica è stato un metodo, è stato, diciamo, come si può dire, è stata una disciplina che mi ha aiutato a diventare il Rolando che sono adesso. Quindi è nato tutto da qua, nel 2013, e oggi siamo nel 2023. Senti, com'è il tuo rapporto con questo grande terremoto musicale che stiamo vivendo, no? Le famose piattaforme, Spotify, Amazon Music, Deezer, cioè ormai 60 milioni di brani su uno smartphone, impensabile fino a qualche anno fa. Insomma, oggi sembra facile, no, fare musica, ma in realtà non è proprio così. Poi emergere tutto un altro paio di maniche, come si suol dire. Certo. Guarda, allora, stai proprio parlando, peccato che non ce li ho qui in stanza, ce li ho nell'altra stanza ma non vado giù a prenderli. Stai parlando proprio con uno che è fan dei CD. Avrò 22-23 CD musicali, ho un bel plicco così, purtroppo non me lo sono portato dietro. Quindi stai parlando con uno che era affezionato molto al CD, ovvero più che al CD, io affeziono all'artista che ascolto, no? Quindi una volta che mi piace l'artista, io vado a comprargli proprio il disco fisico, e se ci sono gli in store, se è un artista che proprio mi appassiona, volentieri vado a fare due chiacchiere con l'artista, a farmi firmare il disco, ma soprattutto per fare i complimenti con l'artista. Quindi stai proprio parlando con uno che gli piaceva di più il disco fisico. Siamo arrivati ad Amazon Music, siamo arrivati a Spotify, ad Apple Music, e ci si va dietro. Ovviamente è molto difficile perché c'è tanta musica, tanti emergenti. Comunque il mercato musicale è ampio, e anche grazie a internet. Quindi è un po' un'arma a doppio taglio che, se gestita bene, si possono avere risultati anche su internet. Ovviamente è molto è difficile, però con la costanza si può arrivare a fare tante cose in questo mondo gigantesco.
Senti, mia curiosità personale nel tuo lato da ascoltatore, diciamo così, hai nominato ovviamente i CD, per chi è della mia età, insomma, può piacere, tra CD, cassette e vinili, insomma, ci hanno accompagnato per l'adolescenza. Ecco, nella tua playlist di comfort zone, no? Quella che quando diventi ascoltatore ti metti in cuffia e dici voglio ascoltare qualcosa, chi è che non manca mai? Il reggaeton non manca mai, quello sicuro. E diciamo che io mi sono fatto proprio una mia playlist, perché io utilizzo Apple Music, che l'ho chiamata, l'ho ideata nel 2021, l'avevo chiamata Feste di Compleanno, perché appunto quando vado a qualche festa di compleanno dico, attacco questa playlist, c'è musica che piace un po' a tutti, un po' ampia. Poi io alla fine me la sono trasformato in una mia playlist e dentro ci sono un sacco di artisti. Comunque, sicuramente nella mia playlist non mancano italiano Fred De Palma, straniero Maluma e Tini, che sono, diciamo, tre degli artisti che io ascolto di più e stimo di più. Quindi questi tre non mancano. Poi ce ne sono altri, c'è Daddy Yankee, c'è J Balvin che adoro, ce ne sono tantissimi, però diciamo che tra Fred De Palma, Maluma e Tini li ascolto sempre. Calcola che anch'io sono un grande appassionato di reggaeton, vengo da un passato rock, ma quando mi appassiona qualcosa, come in questo caso il reggaeton, me lo sparo in cuffia molto volentieri. Tra l'altro, vorrei sottolineare questo fatto, cioè nell'America Latina, nel pop latino, vanno molto con le collaborazioni, i feat, loro li usano molto e poi i numeri gli danno veramente ragione. Hai citato Tini, Violetta per il mondo Disney, per chi non la conosce, insomma, ha fatto feat con tantissimi artisti e i numeri. Poi gli danno veramente ragione, ha fatto veramente dei videoclip che hanno raggiunto milioni e milioni di visualizzazioni, quindi forse quel genere di collaborazione probabilmente deve essere un po' più anche sfruttarlo qui da noi, magari. Esatto, sì, perché loro che cosa fanno? La musica latina mi piace soprattutto, vabbè, perché allegra, rispecchia molto il mio mondo, però perché loro si trovano e dicono, va bene, dai, facciamo una canzone, la buttiamo giù e fanno la collaborazione. E da queste collaborazioni nasce anche la loro espansione musicale, perché ovviamente più artisti metti in una traccia e più il tuo nome, cioè, più ascoltatori hai, ma è una cosa matematica anche per noi emergenti, no? Però i latini lo fanno molto spesso ed è una cosa che invidio molto, perché qui in Italia tu magari mi è capitato di chiedere a ragazze emergenti di fare una canzone, ti dicono: oh, guarda, sono presa col mio lavoro, sono presa col mio. Quindi in Italia vedono il taglio che è molto più individualista, mentre in America Latina è molto più espansivo, come il reggaeton, di fatti, perché è un genere espansivo. E tornando a Tini, io ho iniziato ad ascoltarla perché su YouTube continuavano a mettermela tra i suggeriti, no? Perché io guardo anche molti video su YouTube, sono rimasto nei video anche, no? E ho detto, ma ti pare che io vada ad ascoltare quella che fa Violetta, cioè quella che fece Violetta, che non avevo mai visto da giovane? E un giorno, siccome me la continuavano a linkare, gli ho detto va bene, dai, l'ascolto, ed è diventata la mia cantante preferita. E come si suol dire, mai, mai lasciare una porta chiusa, insomma, apriamo sempre le porte che fa sempre bene. Senti, siamo molto curiosi di ascoltare il tuo brano, direi di fare una pausa musicale, ce lo ascoltiamo, poi ne parliamo. Rolando baby. C'è lei che mi provoca, mi guarda e dopo si morde la bocca, mi passa accanto e sento che mi tocca. Questa baby è crazy, mi piace che sia loca, loca, loca. Mi piace che sia loca, loca, loca. Mi piace che sia loca. L'ho vista ad una festa, ballava sopra il palco, ubriaca con le amiche, stava delirando. La vorrei invitare in hotel per portarla a letto con me. Lei chi è? Lei chi è? Lei chi è? Vuole me, vuole me. Vuole me. C'è lei che mi provoca, mi guarda e dopo si morde la bocca. Mi passa accanto e sento che mi tocca. Questa baby è crazy, mi piace che sia loca. Loca, loca. Mi piace che sia loca. Loca, loca. Mi piace
piace che sia Luca. Luca, Luca, Luca. Mi piace che sia Luca. Luca, Luca, Luca. Mi piace che sia Luca. Tu sei fuoco e io benzina, insieme siamo un esplosivo. Ti tocco e vado in fiamme, uccidi come un'assassina quando balli e muovi il bacino. Mi fai sentire male, così legale che ogni volta che ti guardo arriva la Digos. Ti cerca la Digos. Sono forte in questa traccia, si muove tutta la disco. Tutta la disco. Balla finché non siamo stanchi. Facciamo un tocca tocca dalla testa fino ai fianchi. La vorrei invitare in hotel per portarla a letto con me. Lei chi è? Lei chi è? Lei chi è? Vuole me, vuole me, vuole me. C'è lei che mi provoca, mi guarda e dopo si morde la bocca. Mi passa accanto e sento che mi tocca. Questa baby è crazy, mi piace che sia Luca. Luca, Luca. Mi piace che sia Luca. Luca, Luca. Mi piace che sia Luca. E siamo di nuovo in diretta a Web Live TV Music Destination. Siamo con Rolando, abbiamo appena ascoltato Luca e un pezzo molto interessante, ovviamente reggaeton con la R maiuscola. Parlaci un po' di questo brano, raccontacelo. Allora, questo brano è nato da questo mio, diciamo, da questo mio sogno di trovare questa ragazza Luca. E come si suol dire, è nato in discoteca, tanto che il video è stato girato a sua volta in una discoteca, perché appunto quando si va in discoteca, quando una ragazza inizia a puntarti, tu lo noti, no? E lo noti dai segnali che ti manda. Quindi io in quella serata lì che mi stavo divertendo ho notato questa ragazza, appunto la Luca del video, cioè la Luca della canzone, portate pazienza, che mi ha incuriosito, mi chiamava, mi ammiccava, e allora dopo lei è riuscita a tirare fuori da me quello spirito loco che cercavo, e quindi quando sono tornato a casa è nata questa canzone. Senti, a proposito di videoclip, l'hai appena citato, com'è girare il videoclip? Cioè, di solito per molti artisti, molti musicisti, passare dall'altra parte, nella fase quella più attoriale, passami il termine, è come mettersi un po' a nudo, no? Perché ovviamente si esce un po' dalla propria comfort zone. Com'è per te girare il videoclip? Beh, per me girare il videoclip, se devo essere sincero, è veramente una figata, perché sono me stesso. Allora, potrei dar meglio, potrei dare ancora di più sull'ambito del videoclip, ma parlo, mi faccio delle autocritiche, però siamo sulla strada giusta, cioè io mi diverto e quindi per me è una figata. Ovviamente fare un videoclip da una parte è bellissimo, da un'altra parte è anche un po', come si suol dire, no, non uno stress, cioè passatemi il termine, però è un po' uno sbattimento, perché ti devi mettere e devi ideare un videoclip che sia credibile, cioè cercare di portare un videoclip veramente fatto bene. E ovviamente noi, essendo emergenti, non avendo tanto budget a disposizione, bisogna cercare le soluzioni più facili, ma comunque più professionali possibile. Però mi diverto tanto ogni volta. Senti, oggi ovviamente la musica passa per i social network, non l'abbiamo anche detto prima, insomma, che sia Facebook per i più agi, come si suol dire, poi è arrivato Instagram, ultimamente TikTok, che ha sbagliato un po' tutti, questo super iper velocissimo social. Com'è il tuo rapporto con i social network? Beh, allora, con i social network il mio rapporto è molto attivo. E ci ho messo anni fa, nel 2017, quando c'è stato proprio il cambio Facebook Instagram, ci ho messo un po' per capire meglio Instagram, però comunque con Instagram il rapporto è stato molto immediato, anche perché è molto simile a Facebook per certi versi, e quindi dopo un po' l'ho capito, e fortunatamente Instagram è venuto un po' anche incontro a noi artisti, dopo se posso aggiungerci qualche blogger, eccetera,
che anche a chi non ha 10.000 follower è arrivato a mettere che puoi mettere il link nelle storie, cosa che anni fa non potevi fare. Quindi con Instagram il mio rapporto è molto bello. Con TikTok me lo sto studiando perché comunque è una cosa nuova. Quando arrivò sotto il nome di Musical.ly, una cosa del genere, subito non l'avevo calcolato perché cioè, vedevo molti ragazzini e ragazzine che lo usavano. Invece poi è diventata una cosa un po' per tutti e quindi piano piano mi ci sto abituando anche a TikTok. Senti, siamo quasi alla fine della nostra piacevolissima chiacchierata, le ultime due domande di rito, le più importanti probabilmente. Sappiamo che nel cassetto di ogni artista c'è sempre, come dire, qualcosa in preparazione, in lievitazione. Nel cassetto di Rolando che c'è? Ci sono già due o tre brani che sto concludendo e dovremo un attimo decidere quale sarà il prossimo da buttare fuori, ma ce ne sarà sicuramente un altro e spero di poterlo far uscire verso fine settembre, inizio ottobre. Senti, invece per i nostri amici ascoltatori che vogliono seguirti e soprattutto ascoltarti come e dove ti trovano. Allora, per seguirmi potete trovarmi su Instagram come Rolando underscore baby, potete trovarmi su TikTok come Rolando baby, potete trovarmi su YouTube come Rolando Official, che vi vedete tutte le mie canzoni e i miei video che sono già su YouTube. Mi trovate su Facebook come Rolando Jekyll, poi mi trovate su Apple Music, Spotify, un po' su tutti i digital store come Rolando. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Rolando, fatelo perché, come diciamo a Roma, è gagliardo e tosto. Quindi ascoltate la sua musica e condividete il suo lavoro. Rolando, grazie per averci fatto compagnia. Grazie mille a voi e buona giornata e continuate ad ascoltare Loca. Linea della regia.